È la fine di un'era, lo dice per primo il PDL, che con le dimissioni di Bossi manda in soffitta per sempre l'asse privilegiato con la Lega. Dopo Berlusconi esce di scena Bossi e con Maroni, dice il partito di Alfano, cambia la storia perché la Lega si muoverà a 360 gradi. L'ex ministro dell'Interno si comporterà un po' come Casini, guarderà il PDL ma anche il Partito Democratico, è la previsione. Di svolta nella stagione politica parla Massimo Corsaro, che apprezza il gesto del vecchio leader sulla cui onestà continua a scommettere. Come ha detto, fin dal primo esplodere dell'inchiesta Spazzalega anche Silvio Berlusconi, promettendo solidarietà ed esprimendo stima immutata verso l'ex alleato e amico Bossi. Onore delle armi arriva anche dal capogruppo del PDL alla Camera Cicchito, che esprime attenzione al di là delle profonde differenze politiche attuali. Bossi, dice Cicchito, ha segnato per molti aspetti un'epoca e ha costituito una delle più rilevanti novità politiche dall'inizio degli anni 90 ai giorni nostri. Il governatore della Lombardia Roberto Formigoni, che fino a stamattina diceva di non credere assolutamente nelle dimissioni del segretario della Lega, parla ora semplicemente di una notizia che colpisce e che non si può commentare, puntando tutto, come logico, sull'auspicio della sopravvivenza dell'alleanza con il Carroccio al Pirellone. L'ex democristiano, ora UDC Enzo Carra, sceglie il motto «chi di coltello ferisce, di coltello perisce» e ugualmente l'altro ex DC, ora PD Follini, chiosa «così finiscono i tribuni dell'antipolitica». Accomunati i due dallo spirito di rivalsa sul partito che infierì contro la morente Democrazia Cristiana in era Tangentopoli. L'impressione di Futuro e Libertà, la nostra impressione è che Bossi sia sostanzialmente vittima di un cerchio più tragico che magico, soprattutto per lui e per la Lega. Noi rispettiamo comunque il gesto. Giornata storica, rispettiamo il travaglio interno alla Lega, è urgente un intervento normativo sul funzionamento dei partiti e sul loro finanziamento. Anche Antonio Di Pietro usa parole di pietas verso il vecchio leone azzoppato. Le dimissioni sono un atto dovuto da rispettare, commenta il leader dell'Italia dei Valori. Il problema a monte è il finanziamento pubblico dei partiti, contro cui stamattina abbiamo depositato un referendum in Cassazione.